La situazione non proprio limpida in casa Bari per quanto riguarda la società. Emiliano Cirillo. Alla San Nicola si affrontano le due squadre più giovani della Serie B, nel Bari assenze forzate di Sabelli, Fossati e Fedato, convocati nell'Under 21 di Di Biagio. Rientra Samnik in difesa, anche nel Crotone numerose indisponibilità, tra cui quella dello svedese Ishak, convocato nell'Under 21 e sostituito da Pettinari al centro dell'attacco. Arbitra Aureliano della sezione di Bologna davanti a 6.000 spettatori. Avvio aggressivo del Bari in azione defendi che innesca Galano, colpo di testa controllato da Gomis. Bari determinato, il dinamismo di Galano, animato da straordinaria vitalità, si mette in movimento, esplode il sinistro con pallone alto. Insiste la squadra pugliese, Ceppitelli, il difensore goleador, colpisce a centro area senza esito. Prova a reagire il Crotone, Del Prete in proiezione, brucia Polenta sullo scatto, colpisce male il pallone che raggiunge Torromino, rapida esecuzione sulla quale Guarna fa buona guardia. Gara veloce, ben giocata, senza cali di tensione e il Bari che impone i ritmi sostenuto da un centrocampo che produce gioco e movimento. La creatività di Sciaudone, sontuosa giocata per Beltrame, stacco imperioso, pallone alto sulla traversa. Un Bari propositivo, di grande applicazione, Crotone in difficoltà. La squadra calabrese contiene la pressione del Bari, privilegia il gioco di rimessa. Torromino dall'angolo, intervento goffo di Samnik, frustata perentoria di Del Prete, primo gol stagionale, Crotone in vantaggio al 32esimo. Difesa del Bari in modalità relax, Del Prete letale, batte da due passi, Guarna impietrito, una mazzata per il Bari che aveva dominato la gara sino a quel momento. Alla squadra di Alberti però non mancano le capacità reattive, defendi la stoccata che si infrange sulla traversa, Alonso di testa, Del Prete salva sulla linea. Assedio nei secondi finali di primo tempo, c'è la battuta di Romizzi dalla distanza, volo plastico di Gomis in calcio d'angolo. Le immagini montate da Mauro Lorenzo ci portano alla ripresa, approccio motivato del Bari. In evidenza subito Galano che scarica il sinistro sul quale c'è la reattività del portiere senegalese. Bari intraprendente, Alonso trattenuto in area da Ligi e calcio di rigore assegnato dall'arbitro Aureliano. Sul dischetto va lo stesso attaccante uruguaiano, la battuta sulla traversa, poi Ceppitelli dalla distanza, il portiere senegalese è comunque sulla traiettoria. Il Bari non ci sta, si coordina Beltrame, conclusione a lato. Dall'altra parte il Crotone investe tutto nelle ripartenze, a fondo di Mazzotta sulla sinistra, innescato Pettinari e il raddoppio è concretizzato al 17esimo della ripresa. Pesante passivo per il Bari, Crotone cinico e abile a sfruttare le occasioni. Bari dunque sotto di due gol, defendi, mette in mezzo, stacco di João Silva, appena entrato in gara che si riapre al 22esimo del secondo tempo. Primo gol dell'attaccante portoghese con la maglia del Bari. Passano pochi secondi, Sciaudone innesca Beltrame che non aggancia, si dispera l'attaccante dell'Under 20. Partita emozionante, in area barese c'è la solita leggerezza difensiva, Romizzi stende Pettinari e calcio di rigore, si incarica Torromino, Guarna e provvidenziale riprende il bomber, pallone sul palo, occasione fallita per chiudere il match. Poi c'è l'ingenuità di Lugo che falcia Mazzotta e viene espulso per doppio cartellino giallo. Dopo 4 minuti di recupero chiude le ostilità Aureliano, terzo stop consecutivo per il Bari, quinta vittoria in 6 gare per il Crotone. E beh, il limite del Bari è proprio il gol, tanto gioco e movimento vanificati dall'incapacità di concretizzare sotto porta, pregi e qualità che invece danno lustro al Crotone, una vera macchina perfetta negli automatismi tra i reparti. Il difensore Del Prete, migliore in campo, un gol utilissimo anche in fase di copertura, ma elogi anche al portiere Gomis. Al San Nicola, Crotone batte Bari 2-1, a te Andrea Fusco. Grazie Emiliano Cirillo. Allora Pea, abbiamo sentito poco prima della trasmissione il presidente del Crotone in maniera informale, ha detto beh, altri 3 punti per la salvezza, ma quanto durerà questo bluff? Il Crotone in realtà non è più una squadra da salvezza. Assolutamente no, è una squadra che oltretutto gioca anche molto bene al calcio, ogni anno si presenta
come anche quest'anno con tantissimi giovani, ma molto giovani, molto interessanti. Mister Drago, e qui i complimenti vanno tutti rivolti al mister, perché riesce sempre a trovare una giusta quadratura, ma soprattutto riesce a creare quella sintonia, quelle linee di gioco che portano a far sì che questo Crotone sia sempre imprevedibile. E anche oggi contro il Bari è stata una gran partita. Anche al direttore sportivo Ursino, perché cambiano i giovani, lui li trova sempre di qualità e riesce sempre a mettere a disposizione dell'allenatore una squadra omogenea, una squadra che gli permette di poter fare il gioco che lui vuol fare. Sì, però Mario, al di là appunto adesso dei meriti del Crotone, cerchiamo di vedere come si risolve un determinato problema in casa a Bari, che ha molti giovani interessanti ed è un peccato vedere questa classifica. Guarda, Andrea, io mi auguro che non venga messo in discussione Alberti o comunque lo staff tecnico, perché questa squadra gioca veramente bene. Per noi che siamo sportivi e non tifosi è un piacere vedere giocare il Bari in tutti i campi, sia in casa che fuori casa. Se ha il problema del gol lo avrebbe anche un qualunque altro allenatore, non ce l'avrebbe solamente Alberti. Quindi è una squadra ben messa in campo, che fa bene la partita, che crea tante occasioni da gol e di turno trova sempre il portiere migliore in campo, quindi vuol dire avversario, vuol dire che c'è qualche qualità pure da parte del Bari. Sì, tra l'altro oggi, a proposito di squadre più giovani in campo, Bari-Crotone, il Bari aveva 3 giocatori prestati alla Nazionale Under 21 che domani gioca in Belgio, Fedato, Sabelli e Fossati, sono 3 ragazzi che oggi non potevano disporre nella rosa del Bari. Osservazione quanto mai pertinente, adesso andiamo a vedere allo 0-0.